amici, buongiorno, ben ritrovati. Il nostro evento Live In continua e questa è la volta del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che è nostro ospite, che ringrazio. Ministro, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Buongiorno a lei. Allora, ministro, io l'ho lasciata prefetto di Roma e la ritrovo ministro. Nell'ultima intervista che le avevo realizzato con lei, avevamo parlato dei problemi della capitale, insomma, tutt'altri temi. Ora invece lo sguardo, naturalmente, è uno sguardo più nazionale. Le posso chiedere innanzitutto come sta andando la sua esperienza di governo? Beh, adesso è ancora troppo presto perché sono passati solo 2 mesi, però c'è stato, come ha potuto vedere, un'immersione rapida un po' nelle varie problematiche che ci riguardano e ci tengo a dire, anche rispetto alla precedente esperienza, è vero che la dimensione è diversa, ma i problemi di Roma non sono del tutto avulsi a quelli che sono i problemi dell'intera nazione, per cui direi che sta andando bene, stiamo in qualche modo cominciando ad affrontare i problemi che ci riguardano e contiamo quanto prima di marcare dei risultati importanti. Tra l'altro non è neppure arrivato, ministro, mi faccia ricordare che c'è stato quell'inizio bello frizzante, no? Con il primo provvedimento contro i rave, poi subito il fronte dell'immigrazione che continua a rimanere un fronte caldo. Ma se io dovessi identificarla, ministro, la dovrei chiamare ministro tecnico o ministro politico? Ma guardi, questa è una domanda ricorrente. È del tutto evidente che coloro i quali tendono ad evidenziare, come dire, la mia origine, che non, diciamo, la mia storia, che non è una storia di appartenenza politica partitica, però non va sottaciuto che comunque mi è del tutto evidente che l'incarico di ministro dell'interno, di ministro in generale, è un incarico di valore politico, di valenza politica, per cui prescindendo dalla mia storia personale sono del tutto consapevole dell'aver assunto un ruolo che non potrà non avere un'ispirazione politica. Chiaro, quindi le connotazioni che riguardano il suo ministero, la sua gestione, sono naturalmente di connotazione politica. Ministro, la priorità, noi l'abbiamo vista molto impegnata nelle ultime giornate sul fronte dell'immigrazione, è chiaro che non è l'unico fronte, in generale il fronte della sicurezza, quello che fa capo al suo ministero. Le posso chiedere qual è l'idea del governo sulla gestione dei flussi migratori, che dobbiamo considerare, ministro, non, e lei lo sa meglio di me, una questione emergenziale, questa è una questione strutturale che riguarderà i decenni a venire, ci sta già riguardando, ma insomma è una questione epocale. Che idea avete voi di questa gestione? Guardi, è un'idea che prende le mosse proprio da quello che lei evidenziava. Un'idea che ovviamente tiene in conto la posizione geografica del nostro Paese, del fatto che ci sono degli squilibri demografici ed economici tra continenti, quindi la pressione migratoria sarà sempre crescente. Ovviamente l'ambizione del nostro governo è quella di governare i flussi d'ingresso, quindi ovviamente non lasciare alla spontaneità o alla casualità, men che meno a quelli che sono i flussi regolati dagli affari degli scafisti. Ovviamente per fare tutto questo ci deve essere un coordinamento complessivo nell'azione di governo che il Presidente Meloni sta già svolgendo efficacemente, per cui ci dovranno essere diverse direzioni su cui muovere, che sarà quello per l'appunto di prossima definizione, definizione di un primo provvedimento che concederà dei flussi d'ingresso con regole ben precise, rispetto però ad una compensazione appunto di un'azione più determinata per quello che riguarda il contrasto ai flussi irregolari. Mi dice qualcosa in più su questo provvedimento? So che ci state lavorando da qualche settimana. È rimandato, visto che c'è un appuntamento con cui Giorgia Meloni è tornata dall'ultimo vertice europeo, che è quello di febbraio, di un consiglio che sarà dedicato esclusivamente ai fenomeni migratori, quindi lo avete rimandato un po' più avanti, aspettate per esempio febbraio, o lo mettete in cantiere come uno dei prossimi provvedimenti da adottare in Consiglio dei Ministri? No, non è rimandato. Guardi, noi siamo, come lei sa, il nostro governo è in carica da meno di 2 mesi, quindi siamo saliti a bordo anche di questo esercizio con i tempi che ci erano consentiti. L'elaborazione di un decreto flussi ha una procedimentalizzazione molto complessa, passa attraverso anche consultazioni, concertazioni, coinvolgimenti delle associazioni di categoria, la individuazione di alcuni parametri in sede interministeriale a cui in qualche modo condizionare, quindi la determinazione delle quote d'ingresso. Tutto questo sta avvenendo anzi in tempi serrati, ovviamente compatibilmente con le altre attività che il governo sta mettendo in campo. Io adesso non vorrei indicarle tempi e quindi scadenze che poi magari rischiano di essere tradite, ma io credo proprio che siamo ormai prossimi, io credo che con
nell'immediatezza, dopo le festività, credo che sicuramente potremmo essere pronti per uscire allo scoperto anche con questo provvedimento. Quindi mi spingo troppo avanti se dico che il primo provvedimento che arriverà all'inizio dell'anno potrà essere proprio questo, Ministro Piantedosi? Oddio, adesso io su questo non le so dire. Sicuramente insomma, abbiamo l'interesse come governo a elaborarlo, a determinarlo al più presto, proprio perché ci serve avere un provvedimento di regolazione dei flussi d'ingresso, quindi anche rispetto a quello che abbiamo detto, quindi innanzitutto dare soddisfazione al mondo del lavoro, che richiede per l'appunto in qualche modo di avere manodopera che proviene anche da cittadini che provengono dall'estero, quello di avere delle quote riservate ai paesi che si offrono la loro disponibilità a collaborare per quelle che sono appunto le iniziative, le politiche che noi metteremo in campo anche per contrastare i flussi irregolari, quindi condizionalità legate insomma, all'agevolazione dei rimpatri dei cittadini regolari ed altre cose. Quindi abbiamo tutto l'interesse a farlo presto. Adesso io non saprei dirlo se sarà il primo o il secondo o comunque se verrà in sequenza, Assolutamente. Senta Ministro, a proposito di priorità, noi abbiamo appena fatto un sondaggio, Quorum Utrend per Sky TG24, che parla di e che ci racconta soprattutto quali siano le priorità che la gente sente come appunto urgenti. E allora io chiedo alla nostra regia che ci sta seguendo, ecco qui, di far vedere il primo cartello. E allora su quali temi il governo dovrebbe concentrarsi nel 2023? Noi abbiamo rivolto questa domanda. E chiaramente vedrà dai risultati, dalle percentuali che non fanno 100, perché avevano la possibilità di rispondere in maniera multipla a più di una questione. C'è la sanità al primo posto, l'economia al secondo, l'energia al terzo posto, l'ambiente invece col 32% al quarto. Per arrivare, dobbiamo andare al prossimo cartello, all'immigrazione, ecco, vede, dobbiamo arrivare a una quart'ultima posizione con un 25%, cioè quello che mi chiedo e le chiedo, è una priorità che sente forse particolarmente il governo, quella della gestione dei flussi, più che forse l'opinione pubblica e i cittadini italiani, è d'accordo o no? Guardi, allora la classifica evidenzia che gli italiani manifestano preoccupazione sui versanti che sono tipici di questo periodo e probabilmente anche conseguenza anche di quelli che sono stati gli eventi nazionali ed internazionali degli ultimi mesi, degli ultimi anni, la crisi post-pandemica, le preoccupazioni che conseguono al conflitto russo-ucraino, con quindi anche con le conseguenze sull'approvvigionamento energetico, i riflessi su quelle che sono appunto le condizioni socio-economiche. Quindi è giusto che la gente indichi, è normale, credo fisiologico, indichi quelle voci tra le priorità. Per quanto riguarda l'immigrazione, come la sicurezza e altri versanti, io credo che un governo, e nella fattispecie il Ministro dell'Interno, deve avere la responsabilità di esercitare le sue missioni, questo anche a prescindere, avendo sicuramente cura e attenzione rispetto a quelle che è il sentimento delle persone, ma avendo anche a prescindere rispetto a quelle che sono le regole che gli vengono imposte dalla missione istituzionale. Regolare i flussi migratori, provvedere alla sicurezza delle persone, delle città, del nostro Paese è un qualche cosa che compete al Ministro dell'Interno e dal Governo a prescindere anche dai sentimenti delle persone, quindi dal modo di sentire, che è un tema importante perché ad esempio sul tema della sicurezza si parla molto spesso di percezione di insicurezza. Vero. Che diventa poi un elemento della insicurezza oggettiva. Tenendo presente che peraltro, come vede, è un 25% che in democrazia comunque non va sottovalutato, ignorato, vuol certo. Dire che un italiano su quattro ritiene che comunque, ed è una percentuale anche altrettanto importante. Quindi comunque sia, sì, a parte questo, noi, il sottoscritto in particolar modo, non si muove nella logica di perseguire interventi o iniziative che possono avere necessariamente una popolarità assoluta. Ci atteniamo a quelle che sono le regole che ci vengono imposte dalle nostre missioni istituzionali. Cioè la vostra premura non è piacere? Riassumo troppo brutalmente? Per quanto mi riguarda no, perché oltretutto, ecco, ritorno un po' alla mia storia personale, insomma, essendo che vengo da una storia che è fatta appunto di un lavoro istituzionale prevalentemente, e poi guardi, chi fa il mio lavoro, quello di prefetto prima e di ministro dell'interno, è destinato a mettere in quota, come dire, una percentuale significativa di impopolarità. Il mestiere del ministro dell'interno deve essere rivolto insomma, ad assumere decisioni che non sempre mettono d'accordo tutti o comunque possono trovare una platea estesa di consenso o di condivisione. Quindi io questo lo metto in conto, ma ripeto, il faro è fare quello che le regole, la Costituzione, la propria missione istituzionale impone. Ministro Piantedosi, a proposito del provvedimento di cui abbiamo parlato prima,
Questo comprenderà anche quei provvedimenti amministrativi nei confronti delle imbarcazioni private, cioè delle ONG? No, questi sono ambiti diversi. Il decreto flussi viene adottato per previsione di legge, secondo quello che prevedono le leggi vigenti, con un decreto, un DPCM, come si dice, un decreto, sì, del Presidente del Consiglio dei Ministri, e fa, appunto, come dicevo, fa sintesi di alcune elaborazioni che vengono in sede interministeriale, quindi un atto amministrativo. Quindi che quello è il decreto flussi, invece un altro lavoro riguarderà i provvedimenti amministrativi nei confronti delle imbarcazioni, esatto, private. Mi dice qualcosa in più su questi, esatto, provvedimenti? Esatto, certo. Certo, su quello noi stiamo pensando una ridefinizione di un quadro di regole. Si è parlato molto di codice di condotta, no, dell'ONG, che in passato ha trovato attuazione attraverso provvedimenti di natura consensuale svolta con i soggetti che gestiscono le navi private. Adesso noi stiamo pensando a qualcosa che possa trovare ingresso in una normativa di settore, quindi stabilire nell'annosa questione, adesso io non voglio tediare perché è molto tecnica la questione, nell'annosa questione che esiste tra che cos'è il salvataggio, le missioni di salvataggio, e che cosa sono invece le ricerche sistematiche, insomma, di persone che partono sotto l'iniziativa dei trafficanti. Ecco, mettere delle regole che possano creare degli elementi chiari di distinzione, ovviamente regole alla violazione delle quali possono discendere dei meccanismi sanzionatori, questo deve essere fatto con legge. Noi stiamo lavorando perché appunto questo tipo di regolamentazione possa trovare una nuova edizione in un provvedimento normativo che quanto prima ci riproponiamo di adottare. Senta Ministro, ma è una riedizione del decreto sicurezza alla Salvini, per intenderci? Ma guardi, ogni fase storica ha il suo significato e ha le sue definizioni. Poi io capisco che nelle semplificazioni terminologiche, soprattutto di voi giornalisti, insomma, ovviamente dare queste definizioni così lapidarie, ci ripromettiamo quindi di adottare un più complessivo provvedimento normativo di disciplina della materia. Poi le definizioni, ecco, saranno lasciate molto alla fantasia anche di voi giornalisti, ma lo dico senza notazione polemica, quindi non è il problema della definizione, l'importante sarà disciplinare la materia. Senta, e in quel caso lì sarà dato più potere ai prefetti, lei è un ex prefetto, quindi in termini, diciamo, di gestioni, di sanzioni, visto che poi quando c'è una penalizzazione di quel tipo di comportamenti c'è anche un iter più lungo, voi evidentemente volete anche velocizzarlo e quindi evidentemente un passaggio di potere ai prefetti? Ho sintetizzato troppo male? Ma no, ha sintetizzato bene, ma specifico, più che il tema prefetti o non prefetti, oggi la violazione di determinati comportamenti non definiti, non codificati, è prevista come reato e quindi con una sanzione penale. Noi vogliamo riportarli in campo amministrativo, adesso vedremo se saranno i prefetti o quale altra autorità amministrativa, cioè vogliamo semplicemente, visto che siamo stati anche accusati di essere un governo, a proposito del decreto Rebo, che insomma ha dato un primo segnale, qualcuno l'ha definito come voglia di intasare ancora di più il sistema penale, quindi di penalizzare per l'appunto ancora di più il nostro sistema. Noi invece vogliamo riportare in campo amministrativo per avere da una parte una connotazione appunto di una minore gravità, diciamo, dal punto di vista della qualificazione degli eventi, ma nello stesso tempo avere strumenti più efficaci di applicazioni e più diretti e più immediati delle sanzioni amministrative a quel punto che dovessero conseguire alla violazione del codice di comportamento. Senta, l'altra cosa che avevo capito dalle sue ultime dichiarazioni è che lei ha un sospetto sul fatto che dietro le ONG ci siano i servizi segreti, per esempio, di alcuni paesi e addirittura la volontà dei servizi o comunque di altri paesi di manipolare la politica e l'opinione pubblica. Mi dice meglio che cosa pensa, che cosa sospetta? Sì, no, io preciso, io rispondevo a una domanda che partiva da questo presupposto, ovviamente la domanda che mi veniva posta in un'occasione pubblica dell'altro giorno partiva un po' da quello che sta emergendo su un altro versante che riguarda l'ONG, quella vicenda, insomma, che sta accadendo in Belgio, e io rispondendo a quella domanda ho detto non so, non ho elementi per poter dire che ci siano addirittura servizi segreti, ovviamente mi discosto anche dal fatto, fin tanto poi che non ci sono prove, che ci siano, spesso non nel dibattito pubblico si vede un po' le agenzie di intelligence nazionali ed internazionali come dire, dietro a qualsiasi cosa di cui non abbiamo chiarezza, in realtà non c'è nessuna evidenza di questo. Dico ma lei però c'ha un sospetto, che il comportamento però, non di alcuni c'è evidenza soggetti, ma c'è un sospetto, che cosa no, teme Ministro? Ma a me non interessa.
Guardi, a me non interessa di chi ci sia dietro, se siano i servizi segreti o chiunque ci sia. Registro, è quello che ho detto in quell'occasione, che molte volte il comportamento che hanno alcune organizzazioni nella gestione di questi comportamenti che hanno nel Mediterraneo sembra chiaramente essere improntato più che a effettuare veri e propri salvataggi, un'attività di salvataggio, invece a un'azione preordinata solo a portare in Italia e solo in Italia delle persone che partono dalla Libia e da altri paesi. Quindi questo un'azione poi, politica, che cosa ci sia ministro, dietro adesso, poi? È un'azione politica dei governi, delle bandiere che vengono battute da queste ONG? Adesso io non ho prove per dire questo, non mi faccia dire cose di cui io non ho prove. Parlo del comportamento che hanno i soggetti che operano. Guardi, le faccio un esempio concreto. Proprio mentre stiamo parlando c'è una nave dell'ONG che ha preso a bordo 63 persone, che in qualche modo ha tratto a bordo nell'azione che sta facendo lì nella solita zona. Io mi chiedo perché non ci stia chiedendo subito di venire a portare le persone e consegnarle, quindi perdere tempo e raccoglierne altre per poi fare alla fine, dopo tutta una situazione per cui si fa finta di chiedere il posto alla Libia, poi si chiede anche a Malta, poi si chiede un po' a tutte, passano dei giorni, si raccolgono delle persone e poi solo ed esclusivamente si viene in Italia a fare la forzatura, avendo le persone a bordo e quindi mettendo il nostro paese di fronte anche alla decisione drammatica di non poter scindere la posizione delle persone a bordo e quindi di dover accettare lo sbarco sulle nostre coste. Mi chiedo perché una volta effettuato un salvataggio, no? se io stessi lì con la mia nave privata, che non ho, che non intendo avere, e traggo in salvo una persona, la prima cosa che mi porrei il problema è di portarla in salvo da qualche parte. Chiederei subito a tutti i paesi costieri, chi intende prendere, sapendo che nessuno risponde, porterei, visto che tanto vengono in Italia, verrei subito in Italia. Quindi mi chiedo perché questa nave che adesso sta operando lì e che ha tratto tra ieri e oggi a bordo 63 persone non ci stia chiedendo nulla e stia aspettando evidentemente di prenderne altre. Tutto qui. E allora mi chiedo che cosa ci sia dietro e perché ci sia questa volontà preordinata, apparente, cioè che lascia evidenziare più che la reale intenzione di salvare delle persone, in realtà di aspettare delle persone che passano e poi esclusivamente, indefettibilmente, portarle in Italia. Chiaro. Ministro, senta, avete fatto pace con Parigi? Ma noi non abbiamo fatto pace perché non abbiamo mai fatto la guerra e non abbiamo mai litigato. La guerra no, ma insomma un po' di tensione diretto. C'è stata. No. Ma guardi, io le dico, io mi riferisco sempre a quelli che sono i momenti ufficiali. L'obbligo di un ministro è attenersi non alle cose che peraltro a cui annetto importanza, ma che poi traspaiono sulle dichiarazioni giornalistiche, pubbliche, non perché non abbiano valore. Io ho incontrato il mio omologo francese in appuntamenti istituzionali, in ben due appuntamenti istituzionali, che sono i consigli dei ministri giustizia e affari interni. In entrambe le occasioni non solo non ho registrato nessun atteggiamento e nessuna circostanza, nessun elemento insomma di discordia o di crisi tra l'Italia e la Francia. Addirittura quando poi siamo intervenuti rispettivamente in quella che è la partecipazione ai lavori, ho potuto riscontrare che abbiamo posizioni ampiamente sovrapponibili, quindi non c'è mai stata nessuna crisi. Noi in quella vicenda a cui lei fa riferimento, quella della nave Ocean Viking che sì. Determinò un po' questo. Ecco, noi non abbiamo mai detto a nessuna nave di andare in Francia, né abbiamo mai lanciato provocazioni, men che meno a nessun altro paese. Noi non riteniamo che i problemi di questo tipo, che riteniamo essere problemi che affliggono il nostro paese, siano risolvibili trasferendo o scaricando su altri paesi questi problemi. Vanno risolti alla radice, anzi riteniamo che poi gli elementi di discordia, diciamo, appunto le crisi come le avete fotografate voi, siano un elemento da scongiurare, cioè siano un elemento ulteriore che ci suggerisce, proprio per scongiurare le stesse, ci suggerisce di mettere un po' di ordine in questa materia, anche per evitare proprio queste situazioni che poi creano dei fraintendimenti. Ma noi non abbiamo mai avuto, ci unisce alla Francia una visione comune di questo e di questo problema e di altri problemi, è un paese con i quali abbiamo identità di valori, di visioni, quindi assolutamente. Mai quindi avuto problemi con la Francia, dovremo aspettare Giorgia Meloni che stringerà la mano ad Emmanuel Macron in un vertice che ancora non c'è stato, che non si è capito se era stato programmato, se l'invito era partito, se non era partito. Ma insomma lo racconteremo secondo me nelle prossime settimane, Ministro. Allora, io la ringrazio molto. Questo non lo so. Grazie a lei. Allora, grazie davvero al Ministro Matteo Piantedosi per aver risposto a tutte le nostre domande.